Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale YouTube. Farò questo pane con questo tipo di farina, farina del mulino cipolla, con la tipo 2, che è una semi-integrale e contiene quindi le caratteristiche del chicco di grano appena macinato. Ci aggiungerò anche un po' di zero, ci aggiungo anche un po' di germe di grano, anche se la farina già lo contiene. E ce ne metterò giusto una manciatina. Ho preparato il lievito madre che ho rinfrescato circa 5-6 ore fa, l'acqua. Ebbene, procediamo. Metto dentro la ciotola della planetaria tutte e due le farine e vado ad aggiungerci un po' di acqua fino a bagnare bene la farina. Questo è il processo di autolisi che già conoscete. Se volete, trovate il video intero soltanto dell'autolisi. Quindi mi bagno bene la farina con almeno metà dell'acqua, anche forse un po' di più. Questo dipende dalle farine, da come assorbono l'acqua. Quindi non è che dobbiamo stare a misurare l'acqua, ci regoliamo, vedete, io faccio direttamente con la mano fino a che non vedo la farina bella umida. Continuo a mettere acqua. Ok, questo processo di autolisi non è che dovete farlo necessariamente, è una vostra scelta ed è utile specialmente per queste farine povere, cosiddette povere, povere perché ci sono meno proteine e un W più basso. Allora, qui vedete, dopo aver fatto riposare una mezz'oretta, lasciato in autolisi una mezz'oretta, ci vado ad aggiungere il lievito madre a pezzettini. Anche questa è una vostra scelta, io lo metto così perché poi girando si scioglie bene, altrimenti potete sciogliere il lievito madre in un po' d'acqua. Se volete usare i ligoli, ogni tanto me lo chiedete, io non metto tutte e due perché comunque c'è la conversione, ci sono delle tabelle che potete usare, adesso poi vedo, ve le metto nell'info box, potete usare ogni volta per trasformare sia la pasta madre in ligoli che i ligoli in pasta madre. L'acqua, come avete visto, non l'ho messa tutta, anche questa è una cosa che dovete regolarvi, non necessariamente dovete mettere tutta l'acqua della ricetta, ne potete mettere più o meno perché dipende dalle farine che usate, dal grado di assorbimento. Quindi l'ultima parte di acqua la mettiamo un pochino per volta, proprio a goccia. Ok, continuo a girare. Non stiamo a girare una vita, io non giro molto perché poi comunque lavoro l'impasto con le pieghe per dargli forza, non è che dobbiamo stare mezz'ora a girare per il pane, lo stiamo facendo un grande lievitato. Stiamo facendo un pane che si può fare benissimo anche a mano. Ok, l'ho messo nella ciotola unta e procedo, faccio un giro di pieghe in questo modo. Copro con un coperchio e lo lascio 40-45 minuti. D'estate basta anche mezz'ora, può stare anche un'ora. Quindi lo copro e passato il tempo vado a fare un altro giro. Vedete che anche se non ho girato tantissimo con la planetaria, sta comunque ancora un po' appiccicoso, forse ho messo anche troppa acqua perché è molto morbido, però con i giri di pieghe poi prende l'elasticità. Dopodiché lo vado a coprire, lo copro e lo lascio per la prima lievitazione. Per la prima lievitazione ci vorranno 5-6 ore anche d'inverno, deve comunque crescere e raddoppiare, quindi valutate voi se lasciarlo tutta la notte o se iniziate la mattina e lasciarlo le ore che ci vogliono. Una volta lievitato lo vado a girare sul piano di lavoro, eccolo qua. Sì, in effetti è molto morbido, forse ho esagerato con l'acqua. Ecco perché vi dico regolatevi con l'acqua, dovete comunque regolarvi e vedere quanta ne serve.
Io non faccio mai quei pani tantissimo idratati, forzare l'idratazione non mi piace, anche perché per fare i pani tanto idratati ci vuole la farina 0 o 00, quindi ci vogliono farine, di forza. Bene, faccio due giri di pieghe con un intervallo di 30 minuti presso a poco tra l'una e l'altra, e poi procedo per la formatura. Quindi vedete, quando metto le foto nei gruppi e mi chiedete la ricetta, le ricette per fare il pane non esistono ricette, quindi presso a poco sono gli stessi passaggi. Bisogna seguire certo alcune regole, le due lievitazioni non se ne può fare a meno che non fate un pane senza impasto, che lo lasciate, voi lo infornate subito, però le regole sono queste, quindi non esistono ricette fisse per il pane. Possiamo giostrare un pochino sul tipo di farine, sulla pentola, che io sinceramente non l'ho mai usata, ma lo farò prima o poi, e seguire queste poche regole. Non ci vuole molto, non è difficile. Qui sto facendo la formatura, io ho seguito questa formatura in questo modo, è molto morbido questo impasto, vediamo cosa ne esce fuori. E ci farò questo filone un pochino cicciottello, quindi ho preso il cestino un po' più corto. Insemolo per benino. E poi ci metto ancora della semola e poi nel cestino, così. Vedete, un cestino un po' corto, non è quello lungo che uso di solito. Poi nella lievitazione si aggiusta. Eccolo qua, ci vorranno ancora 3-4 ore per la lievitazione e dopodiché possiamo andare ad infornare. Il forno è già a temperatura, io qui mi sono sistemata il filone sulla carta forno e sotto c'è la pala che andrò a far scivolare sulla teglia ben calda del forno. Faccio un taglio con il mio taglierino, con la lametta, affondo per benino di traverso e vado. Forno 250 con vapore. E qui vediamo le sequenze, vedete? Ci vorranno all'incirca 50 minuti, anche un'ora, abbassando piano piano la temperatura fino a 200 gradi. Anche questo è a gusto vostro, perché se vi piace più chiaro, abbassate prima e magari allungate i tempi di cottura, scusate. L'ho messo in piedi per farlo raffreddare un pochino, un'oretta almeno, e poi ho tagliato. E guardate com'è bello, è bellissimo, veramente bello, un filone bello rustico e profumato. Bene amici, vi ringrazio della visione, vi invito a condividere il video, a lasciare un like e a cliccare sulla campanella, così riceverete in questo modo le notifiche di tutti i miei video. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!